ci colleghiamo con Cinzia Poli, che è in una località segreta, ma compie anche gli anni oggi. Quindi Dimitri ci teneva a ricordare il genetliaco della Poli stessa. Sì, grazie, 44, nonnetta. Oggi ci sono le shock news, notizie davvero sciocchine. Il sindaco di Roma propone di impiegare i clochard nelle biblioteche. Ci deve essere stato un errore. Avevano chiesto coperte, non copertine. Daniela Santanchè dà un consiglio agli studenti per superare la paura della maturità. Immaginatevi i prof in mutande, e non solo quelli precari. Dall'inizio di questa edizione ogni giorno ci sono stati dei momenti bollenti nella casa del Grande Fratello. Poi finalmente è arrivato il tecnico dello scaldabagno. Adesso se la regia può mandare in onda le immagini. Ecco, vedo che sono pronte, sì. La Camera ha bocciato l'emendamento per le preferenze di La Russa. Detto così, l'avrei bocciato anch'io. Shock News, l'informazione a bocca aperta. Grazie, a voi la linea. Grazie Cinzia, auguri allora. Ma scusa, ma dovete mandarla all'inferno proprio il giorno del suo compleanno? Ma io non lo so, però è un po' più divertente. Ma no, ma che... Ma vabbè.